puntini rossi su mani, piedi e in bocca. Poi, per la verità, spesso si manifestano anche sulle natiche, ma per queste immagini è necessario un abbonamento e ti lascio il link in descrizione. Questi sono ovviamente i sintomi più eclatanti, i più caratteristici di una malattia esantematica che, indovina un po', si chiama malattia mani-piedi-bocca. Si tratta di un'infezione particolarmente comune in neonati e bambini e che occasionalmente può tuttavia interessare anche papà, mamma, nonni e adulti in genere, soprattutto se questi non dovessero averne maturato l'immunità nell'infanzia. È causata da virus appartenente al genere enterovirus ed in Italia risulta particolarmente diffusa nei mesi estivi e, seppur in minor misura, in quelli invernali, ancora meno nelle mezze stagioni. D'altra parte, non ci sono più le mezze stagioni. Ok, la smetto adesso, giuro. Il contagio avviene principalmente a seguito di uno stretto contatto con soggetti infetti, ma che tipicamente non sanno ancora di esserlo, quindi sì, si è spesso contagiosi già qualche giorno prima della comparsa dei primi puntini, anche se poi in realtà la fase più infettiva è in genere la prima settimana di sintomi. In realtà nei soggetti infetti è possibile isolare il virus non solo in saliva, muco e catarro, ma anche nel liquido contenuto nelle vescicole e nelle feci. Questo significa che il paziente può diffondere ad altri l'infezione in modo diretto attraverso l'aria, ad esempio parlando, tossendo, starnutendo, ma anche indirettamente. L'esempio più tipico è durante il cambio del pannolino o per contatto con oggetti e superfici contaminati, il classico giocattolo all'asilo che viene continuamente scambiato tra i bambini che magari lo mettono in bocca. Alcuni soggetti, anche se in realtà questo vale soprattutto per gli adulti, potrebbero non sviluppare sintomi, ma comunque essere in grado di diffondere il virus ad altri. Il periodo di incubazione della mani, piedi, bocca, ovvero il tempo che trascorre dal momento del contagio alla comparsa dei primi sintomi, è compreso in genere tra 3 e 6 giorni. E quali sono i sintomi iniziali? Beh, i primi segnali consistono in genere in una leggera febbre, attorno ai 38 gradi circa, poco più, scarso appetito, sensazioni di malessere e magari un po' di dolore addominale. La malattia esordisce poi in modo più eclatante dopo 1-2 giorni circa, con la manifestazione di vescicole rosse in bocca e sulla lingua, che tendono poi spontaneamente a rompersi, causando, purtroppo, dolorose ulcerazioni in grado di provocare difficoltà a mangiare e bere. Dopo ulteriori 2 giorni circa compaiono poi puntini sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi, spesso ma non sempre dicevamo anche sul sederino. Le macchie rosse mostrano un andamento piuttosto caratteristico, si trasformano infatti in vescicole di un classico colore grigio e al termine del decorso possono andare incontro a desquamazione e diventano secche, desquamano. In genere non provocano prurito, con occasionali eccezioni. La prognosi per la maggior parte dei pazienti è davvero eccellente, con una completa guarigione entro poche settimane senza alcuna sequela residua. La fase acuta di solito dura da 10 a 14 giorni e l'infezione raramente si ripresenta o persiste, sebbene possa talvolta richiedere fino a qualche settimana in più per una completa regressione delle bolle e dei puntini in genere. Negli sfortunati adulti che contraggono l'infezione il decorso più o meno è simile, ma come spesso accade con le malattie esantematiche, si prende meno, ma chi la prende la fa in modo più severo. Febbre e mal di gola possono durare circa una settimana, le lesioni alle mani possono durare per 2 settimane, le lesioni a gola e piedi anche un pochino di più. Poiché la mani, piedi, bocca non è causata da un unico virus, come ad esempio nel caso di varicella oppure morbillo, è tuttavia possibile contrarla più volte e con manifestazioni anche leggermente differenti da una volta all'altra, virus diversi in momenti diversi. Ma in generale la prognosi, ovvero l'andamento della malattia, per la maggior parte dei pazienti rimane ottima. In generale la complicazione più frequente, tipica soprattutto dei bambini più piccoli, è la disidratazione. La malattia può infatti causare la formazione di vescicole in bocca e in gola che causano dolore, bruciore, fastidio, difficoltà di deglutizione. E quindi mi raccomando, controlla sempre che tuo figlio beva frequentemente e regolarmente, perché se la disidratazione fosse grave si renderebbe a quel punto necessaria la somministrazione di fluidi per endovena. Nulla di grave, per carità, si fa, però antipatico. Occasionalmente si potrebbe osservare la caduta delle unghie. Quando le vescicole dovessero formarsi anche sotto le unghie, in fase di desquamazione queste potrebbero venire via. Anche in questo caso nulla di grave o irreparabile, le unghie andrebbero comunque a ricrescere, ma di nuovo, antipatico, non credi? Se la malattia di solito è quindi un disturbo lieve, solo
semplicemente fastidioso che provoca alcuni giorni di febbre e sintomi non gravi, una forma più rara ma diffusa prevalentemente in Asia può colpire il cervello e causare complicazioni decisamente più preoccupanti e potenzialmente gravi, tra cui meningite e o encefalite. E quindi, senza allarmismi, ti consiglio comunque sempre di avvertire il medico allo sviluppo dei primi sintomi, in modo da ricevere indicazioni su come comportarti, su cosa tenere d'occhio, su cosa fare. Ma soprattutto ti consiglio di portare il bambino in pronto soccorso in caso di grave sofferenza, che potrebbe manifestarsi ad esempio con febbre molto alta, sonnolenza particolarmente severa, la cosiddetta letargia, e o pianto inconsolabile. Sintomi di disidratazione, bocca molto secca, pianto senza lacrime, niente pipì in 8 ore. E sintomi anomali in genere, come torcicollo, un forte mal di testa o stato confusionale. Ma ripeto, è assolutamente improbabile un'evoluzione di questo tipo. Quindi niente panico. Decisamente più importante deve invece essere l'azione di prevenzione verso le donne in gravidanza, che sono a possibile rischio di gravi complicazioni, anche se in realtà la relazione di causa-effetto non è del tutto chiara. Tendenzialmente più avanzata è la settimana raggiunta e minori sono i rischi corsi, ma se sei incinta e tuo figlio dovesse contrarre l'infezione, ti consiglio di cercare di limitare il più possibile i contatti diretti e di adottare precauzioni come un accuratissimo lavaggio delle mani dopo eventuali cambi del pannolino. Ma torniamo ai nostri bambini. Non esiste cura specifica, ma è possibile somministrare, dietro consiglio del pediatra, paracetamoli, ibuprofene, sostanze antinfiammatorie analoghe per la febbre, ed eventualmente rimedi locali per attenuare il dolore in bocca e favorire così l'ingestione di cibo e soprattutto liquidi. In caso di prurito può essere fatto ricorso ad antistaminici per bocca o a rimedi topici, come quelli usati anche in caso di varicella, penso a talco liquido o simili. Per gli adulti la terapia è sostanzialmente la stessa, antinfiammatori e eventuali rimedi locali per il prurito. Di norma si acquisisce immunità verso il virus contratto, ma come dicevamo prima, il paziente già colpito dalla malattia rimane comunque sensibile a eventuali altri ceppi responsabili della stessa. In genere il bambino può tornare a scuola oppure all'asilo in seguito alla scomparsa della febbre, ma soprattutto nel caso degli asili nido talvolta vi sono norme un pochino più restrittive, quindi chiedi direttamente ai responsabili. E allora grazie, grazie, grazie di cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Nel mio piccolo rimango a disposizione nei commenti per dubbi, domande e soprattutto critiche. Ma come sempre ricordati di fare riferimento a pediatra o medico per situazioni specifiche. Grazie ancora. Ciao!